più di 2.000 persone. Quanto accaduto ad Ancona in occasione della festa per la chiusura dello stabile che ha ospitato per 53 anni il liceo scientifico Savoia merita una riflessione. La malinconia che sempre accompagna la visione di un contenitore vuoto dopo che per decenni ha ospitato passioni ed emozioni di intere generazioni è stata cancellata non tanto dalle note musicali dei tempi passati dell'ottimo complesso chiamato a rallegrare la festa, quanto dai sentimenti che hanno preteso uno spazio inedito ed inatteso in una giornata di fine settembre. Emozioni emerse dai ricordi di tante generazioni che si sono incontrate per qualche attimo per recuperare i compiti della maturità, grande idea, e si sono sentite accomunate da un senso di appartenenza oggi quasi sconosciuto. Così gli straordinari pazienti studenti attuali che hanno voluto e organizzato tutto hanno fatto da trait d'union tra il diplomato di un paio di anni fa e quel signore che cercava il proprio tema del 1960. È una festa che hanno organizzato loro, gli studenti delle attuali quinte e anche qualche ex studente che si è appena diplomato. Quindi vuol dire che questo senso d'appartenenza e questo senso d'amore verso il Savoia ce lo hanno. Il bisogno di dare spazio ai ricordi dell'adolescenza, di ritrovare almeno una ragione dello stare insieme ora, di condividere. Ecco che cosa è successo in quel vecchio edificio vuoto, in 5 ore di festa e di ricerche, di abbracci, di occhi lucidi e di foto nei pochi album incollati ai cartelli e riscoperte soprattutto nel grande raccoglitore di una memoria personale che si temeva persa. Tutto ciò che è stato non si può sostituire e non si può nemmeno abbandonare. La nostra filosofia è quella di coniugare ciò che c'è di buono nel vecchio e nel passato e ciò che c'è di buono nella tecnologia. Non tutto è buono nel nuovo, non tutto è buono nel vecchio, quindi cerchiamo veramente di fare un mix che sia produttivo e più efficace possibile per l'apprendimento degli studenti. Sicuramente non mandiamo in pensione il libro, né la penna e la carta. È stato insomma un pomeriggio di sensazioni forti, come dimostrano i tanti che mostravano felici come un trofeo quel compito della maturità che era stato quasi dimenticato, come hanno confermato quanti si sono ritrovati e hanno preso solenni impegni per cene e ritrovi di classe 10, 20, 30, anche 40 anni dopo. Anche tu eri della C o della B? Domande fatte con divertita curiosità tra chi non si conosceva, di età molto differente, ma che sentiva la sezione come una specie di DNA comune. Peccato solo che per apprezzare queste cose si sia dovuto perderle. Ed allora, di fronte all'interrogazione più temuta, quella della vita, si può capire la scelta di un ex emozionato studente in quell'aula del Savoia, non di oggi, ma del 1972.